Se no non varrebbe la pena continuare a scrivere, a lavorare. Cioè le storie sono state raccontate già tutte, ma anche le vite sono state già vissute tutte. E dico sempre che i greci avevano già scritto tutto quanto, però ciò non toglie che anche dopo di loro ci siano stati degli esempi di letteratura, di teatro e di arte interessante. Penso che in realtà l'ansia dell'originalità ci sia ancora ed è giusto che ci sia. Cioè la vita poi umana più o meno è la stessa da millenni, noi viviamo per realizzare i nostri sogni, i nostri amori, i nostri desideri. Qui il campo è libero, nel senso che hanno lavorato in tempo reale su un oggetto reale che è stato, diciamo, brevettato da poco. Il programma e anche la piattaforma digitale in generale è ancora una novità, non so per quanto lo sarà, però è ancora una novità. Ci sono ampi spazi di sviluppo ancora disponibili, quindi credo che giustamente loro sono la generazione che scriverà i libri di riferimento, gli oggetti di riferimento di questa nuova piattaforma. Ho fatto un sacco di schizzi, notti insonni, un sacco di caffè per riuscire ad arrivare ad un'idea che funzionasse, che non fosse un semplice disegno fisso, ma qualcosa di più. Il motivo per cui abbiamo scelto questo software è proprio questo, il fatto di avere permesso a delle persone diciamo non conoscitori di programmazione di accedere a questo mondo che fino a uno o due anni fa era completamente dominio dei programmatori. Pian piano che ci lavori riesci a capire quanto sia un programma in realtà molto intuitivo e quindi quanto sia più semplice, più tempo ci dedichi a lavorarci su. Vuol dire, io ho testato diversi software, alcuni anche molto interessanti dal punto di vista delle animazioni, delle loro potenzialità, ma che appunto l'esportazione, il prodotto finale di questi software era sostanzialmente codice HTML5, per cui votato esclusivamente a quel mondo specifico del web. Non ci portava, almeno per le nostre esigenze erano quelle di arrivare, superare questa barriera di arrivare sui mobile, sui vari tablet, e questo ci consentiva fino a solo a un certo punto di rispondere a questa esigenza, ma non ci consentiva appunto di arrivare a quello che ci eravamo proposti di realizzare. Per cui dal punto di vista tecnico, PopCoder era lo strumento giusto nel posto giusto. Lo definirei senz'altro come un software che ha una curva di apprendimento molto rapida. In tempi brevi si... In questo caso l'albero quando nasce... Si capisce subito qual è la logica. L'albero, certi dettagli sono assolutamente unici. Ad esempio il concetto di linea temporale, della timeline, l'elemento cardine, l'elemento cuore dell'animazione, invece in PopCoder viene completamente destrutturata, ripensata e ricostituita secondo un'altra logica, una logica che è assolutamente più semplice, assolutamente intuitiva. Per cui una volta capito quel concetto ci si rende conto che sostanzialmente si possono gestire le varie azioni con una... direi con una sorta di concatenamento, quindi con una sorta di causa-effetto, e una volta capito quel meccanismo ci si rende conto che le azioni possono essere una conseguente all'altra o come pure parallele l'una all'altra. Per cui una volta capito questo concetto è direi illuminante e lampante. Quello dei bambini è chiaramente un... forse non il massimo pubblico, ma comunque penso che sarà un pubblico consistente nei prossimi anni di questo tipo di prodotto di piattaforma, quindi è giusto indirizzarsi a loro con delle storie pensate esclusivamente per la piattaforma digitale. Si discuteva, discutevo proprio adesso, prima di venire qui, di questa esigenza, nel senso che ci sono moltissimi prodotti, sono libri, sono fumetti che nascono su carta e poi vengono tradotti in digitale con quello che ne deriva. Spesso sono, diciamo, il prodotto digitale nettamente inferiore alla carta, questo coltiva anche un pochettino il mito che il digitale sia inferiore alla carta, invece no, lo diventa nel momento in cui la versione digitale è un po' la buona, tanto per fare, mentre l'originale è quello in carta. Lavorando direttamente in digitale penso che sia interessante. Cioè, pensare sfruttare a sviluppare una narrativa che sfrutti esattamente le potenzialità del mezzo. Noi l'abbiamo interpretata in questa maniera. Questo ci offriva sicuramente delle nuove opportunità per sperimentare un nuovo tipo di narrazione.
e quindi penso che per un giovane ragazzo che decide di intraprendere il lavoro di illustratore sia una parte fondamentale, quindi che gli permette anche di guardare verso il futuro della narrazione. Personalmente penso che le due cose riusciranno a convivere tranquillamente, la carta e il digitale. Tant'è, lo dimostra il fatto che i nostri ragazzi arrivano ad affrontare il discorso di creazione di un ebook dopo essere passati da una didattica che li porta a sperimentare proprio tutte le fasi creative ma proprio pratiche della creazione di un libro, quindi dallo storyboard, dalla creazione dei personaggi fino alla costruzione di una maquette, quindi di un prototipo cartaceo del libro, in cui i ragazzi lavorano proprio sul rapporto tra testo e immagine e rapporto fra la parte scritta e la parte illustrata. Si parte sempre dalla carta e quindi da una progettazione di tipo storyboard, varie pagine che poi dovranno essere importate nel programma, creando proprio una sorta di scaletta su quali azioni puoi utilizzare e quali immagini, quali personaggi far comparire. Si passa poi ad una fase di lavorazione sempre, io ho preferito lavorare così, su carta, quindi la creazione del personaggio, la definizione del personaggio e poi l'aggiunta dell'apporto digitale e tutto ciò che poi comporterà l'animazione e l'interazione del libro. Una volta che si è sperimentata questa parte qui, bene, è ora secondo noi ad oggi di sperimentare nuovi orizzonti, e quindi l'ebook è sicuramente uno di quegli strumenti ad oggi che ci permette di fare questo gioco creativo. Ricordo da bambina questi meravigliosi libri cartonati che mi regalavano i miei genitori, pieni di linguette, alette interattive che distruggevo immancabilmente, non arrivavano alla fine del compleanno successivo, insomma. E nel momento in cui mi è stato presentato PopCoder ho pensato, ok, forse posso dare ai bambini quella sensazione che avevo io quando giocavo con quei libri e trasportarli in una storia che ho scritto e realizzato interamente io, che può essere la bicicletta nuova, la bicicletta vecchia, l'albero nuovo, l'albero vecchio, il cibo nuovo, il cibo vecchio, piuttosto che una serie di altri elementi che si vedranno poi nel progetto finito, e ciascuno di questi elementi possiede delle piccole animazioni e delle piccole interazioni che l'utente è libero di scoprire quando si interfaccia col progetto. Abbiamo due tavole che presentano l'albero, in questo caso l'albero quando nasce e successivamente l'albero invecchiato, l'albero con parecchi anni alle spalle. In questa tavola ho suddiviso tutti i vari elementi che ho realizzato prima in forma cartacea, scannerizzato, colorato e poi portato su Photoshop e successivamente su PopCoder, e ho dato a ciascuno un'animazione ben precisa. Diciamo che in questo caso si ha un elemento che l'utente deve utilizzare, quindi deve interagire direttamente con la tavola, successivamente lo deve portare in una posizione ben determinata. In questo caso per farlo ho preso l'oggetto in questione, ho dato all'oggetto in questione una serie di parametri specifici, e fatto questo parte automaticamente un'animazione che ho impostato grazie a una serie di trasparenze che si susseguono durante il tempo. Quindi in una preview del progetto possiamo vedere qual è il risultato. In questo caso c'è anche l'audio. Abbiamo l'innaffiatoio che deve essere piazzato, come sembra essere facile capire, sulla linea tratteggiata. L'innaffiatoio inizia a far uscire acqua e il semino piantato inizia a germogliare e nasce la nostra piantina. Nella versione definitiva ogni tavola sarà corredata da un testo che spiega
che cosa succede nella tavola, in questo caso essendo una versione di prova non è ancora inserito. Nella tavola successiva, che mostra invece l'albero cresciuto, ho utilizzato un sistema di mascheramento, di maschere, che permette di sovrapporre un'immagine, un'altra immagine, e col dito di cancellarla. Una preview di questo simpatico strumento è questa. Adesso io ovviamente lo farò col mouse, però col dito si cancelleranno pezzi dell'albero che mostreranno che cosa succede sotto. Ovviamente il tutto è corredato da altre animazioni, per adesso ancora molto basilari, ma che con l'andare avanti del progetto diventeranno fighissime. L'idea iniziale era quella di produrre degli ebook. Io avevo già in mente, perché ci stavo pensando da un po' di tempo, al giro della Torino Magica. In questo caso qui, nell'applicazione, si andrà in giro a cercare lo spirito di questo, diciamo, Savoia, che appunto anima diverse parti di Torino legate naturalmente non solo alla storia di Savoia, ma a altre figure molto importanti dell'ambiente esoterico torinese, come Roll, o appunto toccando altri fenomeni come quelli dell'energia, della musica, dell'arte, genere, eccetera eccetera, quindi dando una sorta di farinatura generale anche a livello nozionistico di quella che è la storia di Torino. Di base la gente a cui interessa questa cosa qui o sono turisti o sono gente autoctona di Torino che vuole semplicemente approfondire la conoscenza della sua città. Sì, è come quasi come un'opera. Sì, esatto, cresce quasi come se le forze di cui sto parlando mi stiano facendo quasi portare ad arrivare ad altre cose. Infatti, appunto, per quello ho preparato anche la tavola Ouija da farvi vedere. Ok. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, qua c'è poco da dire, è più una roba concettuale, perché di base ci sono due elementi: uno è il cursore, il puntatore della tavola, l'altro è la tavola stessa. Nella preview finale noi all'interno della storia arriveremo a scoprire questa tavola, perché arriviamo nella casa di Roll e lui ce la dà in mano da dire: se vuoi contattare qualcuno questo è lo strumento. Quindi adesso facciamo una preview generale. Noi immaginiamo di avere il nostro iPad, lo clicchiamo sulla tavola e poi sostanzialmente lui ci dirà dove dobbiamo andare, in questo caso via Cappel Verde, che sarebbe lo step successivo della mia piccola storiella. Uno è il puntatore, l'altra naturalmente è la tavola stessa. Quindi la tavola rimane ferma, il puntatore ha tanti spostamenti e tante sospensioni, perché io gli ho dato al touch up, quindi al click sul cursore, quindi sull'elemento da animare, lui inizia un suo percorso che però è indipendente, nel senso non la gestiamo noi, proprio come nel caso di uno spirito, perché noi abbiamo sì le mani sul puntatore, ma non siamo noi a muoverle, perché è lui che ci sta parlando. Dunque, il mio progetto è pensato sull'unicornologia, andando a toccare queste animazioni, queste interazioni, ridiventi un po' bambino, perché scopri cose nuove nella tavola, vai a cercare, le trovi e cerchi di capire cosa ci può essere nello step successivo. È una scienza che studia gli unicorni, quindi dalla loro storia, alla vita, alla crescita, un'enciclopedia su qualsiasi altra cosa che noi conosciamo. Ci sono quelli che mangiano le bacche di vaniglia piuttosto che
l'eucalipto come altri animali. Sono tutte cose da scoprire. La maggior parte delle cose me le sono inventate, però faccio in modo tale che la gente ci possa credere, che è tutto documentato e quindi si possa dire che è un animale che esiste con le proprie abitudini. Ho pensato appunto all'inizio, avevo fatto proprio lo storyboard, quindi con le varie pagine che avevo pensato di elaborare, proprio in grandi linee, e poi pian pianino ho cominciato a realizzarle in modo definitivo. Ad esempio questa è la vista del cinema, quindi che mostrerà poi il ciclo vitale dell'unicorno durante i suoi 700 anni di vita, che poi vengono scansionate e montate in Photoshop per poi essere importate in Papcoder. Con questo vi faccio vedere le piccole animazioni che sono riuscita a fare. Allora, in questa mia tavola, ci sono degli elementi in cui, cliccandoci sopra, fanno interagire e vedere alla fine, un'immagine. Quindi un'immagine. Il disegno su cui io clicco incrementa il poi successivamente il secondo poi, successivamente il secondo disegno, di conseguenza anche il terzo di conseguenza disegno, anche il terzo questi disegno, tre cliccandoci una volta tre, mi cliccandoci una volta mi azionano il contatore e questo qua quarto contatore riceve tre input, riceve e con questi tre input, mi fa successivamente vedere l'immagine. Quindi se vado sulla preview, primo, secondo e terzo, ed è uscito il quarto elemento. Il mio progetto si chiama Star Map ed è una mappa appunto che riguarda le costellazioni. Ho pensato, perché non utilizzare uno strumento nuovo tecnologicamente e all'avanguardia come Papcoder, come il libro animato, per parlare un po' di quelli che erano i miti di un argomento antico, per cui le costellazioni, quasi primitivo. Per la realizzazione di un progetto del genere bisogna comunque lavorare prima pensando ad uno storyboard, alle varie pagine e poi interfacciandoci con queste, con tutte le varie possibilità che dà appunto il programma, le varie interazioni. Strumenti molto utili sono il drag and drop per un progetto di questo tipo, o il rotate, dove la persona può interagire e capire, cioè muovere oggetti e farli interagire. Si parte sempre dalla carta e quindi da una progettazione di tipo storyboard, varie pagine che poi dovranno essere importate nel programma, creando proprio una sorta di scaletta su quali azioni puoi utilizzare e quali immagini, quali personaggi far comparire. Si passa poi ad una fase di lavorazione, sempre io ho preferito lavorare così, su carta, quindi la creazione del personaggio, la definizione del personaggio e poi l'aggiunta dell'apporto digitale e tutto ciò che poi comporterà l'animazione e l'interazione del libro. Credo proprio di sì, perché penso che storie di questo tipo, di informazioni di questo tipo legate ai miti, legate agli aneddoti, legate alle costellazioni, si sia già visto, però poter veramente interagire, ruotare il piano del cielo in base al mese in cui ci si trova a guardare il cielo e riuscire
a muovere il piano del cielo per riconoscersi anche nel luogo in cui si è, cliccare la costellazione e avere informazioni è, penso, molto più stimolante che semplicemente leggerlo. Lavorato tanto, soprattutto all'inizio, perché avere a che fare con un programma del tutto nuovo e soprattutto inventare storie e diverse scene su quel programma è sicuramente stata una grande sfida, quindi all'inizio soprattutto è stato veramente difficile. Poi pian piano che ci lavori riesci a capire quanto sia un programma in realtà molto intuitivo e quindi quanto sia più semplice più tempo ci dedichi a lavorarci su. Per quanto riguarda il mio progetto, io ho pensato subito ai bambini, all'illustrazione per i bambini, quindi una storia per bambini, e ho pensato io da bambina quanto amavo i libri interattivi dove potevi schiacciare, scoprire, fare tutte queste diverse attività, entrare nella storia. Quindi grazie alle possibilità di Pupcoder e le diverse applicazioni, diversi trucchi che puoi usare, ho creato una storia per bambini. La mia protagonista è una bambina che per ogni scena appunto sperimenta nuove interazioni, quindi diverse per ogni scena. Per esempio, in alcune scene si diverte ad andare sull'altalena, però ovviamente c'è il bisogno di toccare col mouse per muoverla, ma non parte da sola, quindi c'è una vera e propria interazione da parte di chi lo guarda e chi legge la storia. Oppure che ne so, toccare i pesci, schiacciare la luna, guardare le stelle, ci sono diverse, va via e diventa tutto, arriva la notte. Puoi farci vedere un po' come sì? Si fa? Allora, io per esempio apro il mio progetto e possiamo vedere diverse pagine. In ogni pagina ho utilizzato delle azioni diverse. In questo caso, per esempio, il gioco sta nel cliccare 10 pesci e una volta che riesco a cliccarne 10 posso passare alla pagina successiva, dove vado avanti con la storia. Per esempio, per la scena dei pesci, tornando indietro, ho utilizzato lo strumento contatore, numerandolo con 10x10, e solo al click di 10 pesci si può passare a quella successiva, quindi inserendolo nei livelli e vai alla pagina successiva, ed è così che è possibile. Oppure nella scena successiva, mettendo le diverse stelle all'inizio nascoste, ho fatto in modo che solo cliccando la stella più luminosa le altre potessero diventare evidenti e acquistare opacità dopo una leggera dissolvenza.